Bene. Vi lasciamo a Carmine Cassino? Sì, direi di sì. Sì, perché è uno storyteller fantastico. Io l'ho visto l'anno scorso dal vivo e quest'anno, anche se online, non me lo perdo e consiglio a tutti di ascoltare le sue storie. Benissimo, lui sta fremendo e quindi grazie ancora a tutti e buon viaggio in Italia. Sì, buonasera e benvenuti a tutti in questo spazio che quest'anno abbiamo voluto, abbiamo per necessità dovuto pensare come uno spazio appunto virtuale. La regia di abbassare l'audio perché ho un ritorno e quindi non riesco a parlare, grazie. Ok, grazie mille. E viaggio in Italia. Ecco, quest'anno abbiamo voluto dedicare questa finestra del nostro festival a un viaggio di prossimità. Storie Parallele è un festival di resilienza. Storie Parallele è un festival che appartiene ai territori che lo hanno pensato ed è un festival che ha una missione, quello di destagionalizzare l'offerta culturale per permettere di viverla a chi in questi territori, in queste aree interne, in queste aree appenniniche, nascoste, lontane, dai centri propulsori del nostro paese, decide di rimanere. Storie Parallele è appunto un festival di resistenza e racconta viaggi di resistenza. Lo scorso anno abbiamo avuto il piacere, io e Nicola, di condurre proprio per mano e attraverso i loro occhi, che sono poi diventati anche i nostri, chi era intervenuto nella bellissima e partecipatissima edizione in presenza, a differenza di questa, svolta l'anno scorso a Salandra, che è appunto il luogo che accoglie normalmente Storie Parallele. Quest'anno, l'anno scorso, dicevamo, avevamo realizzato un viaggio nel Nagorno-Karabakh, che è questa regione caucasica, recentemente ritornata sulle cronache nazionali e internazionali per il dramma della guerra che sta vivendo. E noi, per fortuna, siamo riusciti ad andarci prima che le cose cambiassero e precipitassero, proprio per raccogliere impressioni, immagini, suoni, video di un territorio che conosce la parola resistenza e che per molti anni ha conosciuto anche la parola resilienza. E allo stesso modo avevamo pensato di realizzare, sempre in presenza, questa narrazione, come la chiama Nicola, ma questo viaggio di parole, di idee, di immagini, anche nell'edizione attuale. E proprio in questa edizione l'intenzione era quella di invece cogliere la dimensione del viaggio e dello spostamento, così come il Covid ce l'ha fatta riscoprire in questi mesi, e cioè quello attraverso questa maiuscola realtà che è la penisola italiana, e che è uno scrigno di tesori e patrimoni culturali, antropologici, paesaggistici che hanno pochi eguali oggettivamente, sia nell'area mediterranea che nel mondo intero. E dunque quest'estate l'abbiamo trascorsa facendo un viaggio, come posso definirlo, al di fuori delle cose scontate, in una parte d'Italia incastonata, custodita, protetta, potrei dire, data la bellezza con cui la storia e la memoria si mantengono in quei luoghi, tra quelle che anticamente erano la Via Salaria, che conduceva nell'odierna area del Teramano, la Tiburtina,
che era la via che da Roma appunto sfociava ad Aternum, l'odierna Pescara, e la Flaminia, che invece era la strada che saliva ai tempi di Roma fino all'odierna Rimini. In questo territorio, in questo scrigno, ci sono luoghi dell'insolito che però riempiono gli occhi del viaggiatore di profonde suggestioni. Il nostro viaggio in Italia, che è un titolo che prende spunto da varie suggestioni, potrei pensare al film di Rossellini, in cui però il viaggio d'Italia in Italia si traduce poi nella scoperta di un'area molto specifica, che è quella di Napoli e della penisola sorrentina. Oppure potrei pensare ad un'opera che invece è quella che mi ha ispirato di più, e cioè il grande libro che faceva scoprire l'Italia agli italiani quando anch'essi scoprirono la loro entità di turisti e viaggiatori, che è Il viaggio in Italia di Guido Piovene, pubblicato a metà degli anni 50, che era una grande riscoperta del nostro territorio dopo un periodo drammatico e devastante come quello della Seconda Guerra Mondiale. E allora questo viaggio in Italia vi vuole condurre appunto in queste aree interne. L'area interna è l'eco, o la rima potrei dire, della sostanza del nostro festival. Un festival fatto proprio per raccontare le periferie del nostro paese, che molto spesso corrispondono alle aree appenniniche, quelle più svantaggiate da un punto di vista geografico, ma avvantaggiate da un punto di vista antropologico e da un punto di vista paesaggistico. Ecco, la prima immagine che vedete è proprio quella che risalta su una mappa antica, è una mappa del 1300, il senso che la comunità appenninica ha per il nostro paese. Se notate, l'immagine di questa Italia disegnata su questa mappa tende all'orizzontalità. Questo perché la divisione tra nord e sud è una divisione convenzionale che noi abbiamo affermato soprattutto dal 600 in poi, e che poi è diventata drammaticamente questione politica dopo l'unificazione italiana. Eppure una volta l'Italia non veniva divisa tra un nord e un sud, ma veniva divisa tra un'area al di qua e al di là degli Appennini, proprio perché gli Appennini erano l'ossatura, lo scheletro, la colonna vertebrale, per non dire l'anima di questo paese. Esisteva un paese che dialogava con la costa tirrenica e un paese che dialogava con la costa adriatica. Questo processo divenne molto pregnante, evidente e centrale in epoca medievale, quando in fondo essere italiani significava soprattutto riconoscersi in un'identità marinara che dominava appunto la parte occidentale e la parte orientale del Mediterraneo, da una parte Genova e da una parte Venezia, queste due grandi città marinare che appunto seppero definire e distribuire e anche affermare una certa identità italica sulle strade del commercio, sulle strade appunto dello scambio delle merci e del movimento degli uomini. Fernand Braudel ce ne ha parlato a lungo di questa caratteristica, e questa caratteristica si riproduceva anche nella nostra cartografia. L'Italia non divisa tra un nord e sud, ma divisa tra un'area tirrenica e un'area mediterranea, e un'area adriatica all'interno di questo grande, di questa grande casa comune che è il Mediterraneo. In questa immagine è ancora più evidente questa interpretazione. Mentre questa è già una mappa del 600, vedete, l'Italia inizia a raddrizzarsi, proprio perché a partire dallo sviluppo dell'economia capitalistica e successivamente anche con i primi innesti dovuti alle rivoluzioni industriali che caratterizzeranno le economie europee e che taglieranno in fondo gran parte d'Italia da una parte all'altra, ecco che l'Italia inizia a raddrizzarsi ed ecco che la concezione, l'essenza del nostro paese inizia a dialogare non più orizzontalmente ma verticalmente tra i centri industriali proiettati verso la modernità del nord e i centri ancora arcaici e tendenzialmente legati alla dimensione della tradizione e della civiltà contadina del sud. Questo nostro viaggio
comincia qui. Siamo a Capracotta in Molise, nell'Alto Molise, la provincia di Isernia. È un luogo questo che ci dà subito l'idea della contaminazione che noi possiamo incontrare operando questo viaggio all'interno di quest'area centrale dell'Italia che è sospesa tra la linea appenninica e il Mar Adriatico. Questo è il viaggio dell'insolito che abbiamo voluto affrontare quest'anno. E la contaminazione dove sta? Tra questo elemento architettonico che è la torre campanaria e che molto probabilmente, data la sua forma, anticamente, prima che vi fosse l'innesto barocco di questo santuario, era una torre di avvistamento e appunto questo segno religioso del tempo che nell'architettura prende una forma assolutamente diversa. L'Italia è anche questa, l'Italia appenninica, che è un'Italia che sta su sulle montagne ma guarda al mare, emblema della contaminazione, è appunto un luogo in cui l'innestro tra culture e entità diverse si manifesta in tutta la sua forza. E questo innesto però mantiene degli elementi fondamentali della identità appenninica e tra questi vi sono gli elementi che fanno la comunità, come la presenza all'interno delle torri campanarie delle campane, quanto la campana fa appunto il senso di un paese, moltissimo, e infatti non è un caso che proprio in quest'area, l'area nord molisana, siamo appunto in provincia di Isernia, vi sia una cittadina che si chiama Agnone, che ospita la Pontificia Fonderia Marinelli, che è una delle fonderie italiane più celebri per la produzione delle campane, detta Pontificia proprio perché fornitrice esclusiva del centro del cristianesimo appunto mondiale, che è il Vaticano. Ed è proprio lì, nel cuore di questa area appenninica, che si forgia quello che è il simbolo della civiltà, uno dei simboli della civiltà appenninica, e cioè appunto la campana, con il cui suono per secoli si è scandito e si continua a farla ancora oggi la vita delle comunità contadine e non solo. C'è un video da vedere, chiedo alla regia se può mandarlo e mi dà conferma della... E allora il suono delle campane accompagna il paesaggio che da questo punto si estende verso settentrione. Stiamo superando, valicando il confine che separa il Molise con l'Abruzzo e stiamo entrando in quell'area che ha una caratteristica propria a tutta l'Italia meridionale, e cioè quella della popolazione asserragliata nei propri villaggi. Qui se ne vede uno appunto posto al confine tra queste due regioni. Questa è una regione, è un'area che comprende una regione ampia, una volta era un'unica cosa prima che l'Abruzzo e il Molise diventassero politicamente due entità amministrative differenti. C'è una cosa che accomuna questi territori, perlomeno da quest'area adriatica siamo in corrispondenza sul mare alla cittadina di Termoli, salendo su fino a Giulianova, e cioè che è praticamente l'unico tratto di quella area ampia che una volta avremmo chiamato Magna Grecia, su cui non si trova nessuna influenza di carattere greco, a dimostrazione che anche in quel tempo lontano, anche in quell'epoca, queste terre non erano di facile penetrazione. Infatti, man mano che attraversiamo
questi territori ci rendiamo conto di come il dialogo culturale tra l'Abruzzo e il Molise sia un dialogo forgiato dal romanico, forgiato dal gotico, anche da tratti bizantini, ma il bizantinismo è un elemento grecofono che seguirà quello iniziale della colonizzazione dei primi greci giunti appunto in Italia meridionale, ma soprattutto è uno spazio in cui forti sono i richiami appunto d'Oriente. Come tutto ciò che ci ricorda l'Oriente, questi altipiani appenninici, come ebbe a dire qualcuno, hanno la capacità di conservare molto più delle Alpi il senso del sacro. Questo senso del sacro lo cogliamo in queste comunità raccolte. Qui siamo a Carovilli, sempre in provincia di Sernia, ma già vicini appunto al confine con l'Abruzzo, in cui il sacro sta nel colore che lentamente cade su una sera estiva e che porta con sé tutto il calore di queste comunità che molti hanno dimenticato, altri hanno abbandonato, ma che lentamente, riprendendo coscienza dell'importanza della catena appenninica per il nostro paese, pian piano, lentamente, noi andiamo riconquistando. Il senso del sacro dove possiamo coglierlo? Abbiamo superato il confine, siamo già in Abruzzo. E qui siamo al santuario di Santo Spirito a Maiella, un luogo magico, un eremo, dove ebbe a trascorrere gran parte della sua vita di isolamento colui che fece per viltà del gran rifiuto, lo classificò così Dante Alighieri nel terzo canto della Divina Commedia, laddove prima di entrare nell'inferno entra in quell'area, l'antinferno, dove ci sono gli ignavi, e cioè color che visser senza infamia e senza lodo. Stiamo parlando di Celestino V, il papa del gran rifiuto. Pensate che dopo di lui solamente Ratzinger, e stiamo parlando di molti secoli dopo, avrà il coraggio di rifiutare l'incarico pontificio. Celestino V, che caratterizzerà la vita eremitica in Abruzzo e che ci lascia dei tesori indescrivibili. Uno di questi è proprio quello di Santo Spirito a Maiella. Siamo nella località di Rocca Morice, in provincia di Pescara, ai piedi della Maiella, che è appunto uno dei giganti montani dell'Abruzzo. E gli stessi echi li ritroviamo qui, in quest'altro incredibile eremo. Questo è l'eremo di San Bartolomeo, che si trova San Bartolomeo in Legio, un altro luogo del peregrinare di questo papa che fu papa e poi non lo fu più, e delle sue angosce, della sua voglia di dedicare la vita al servizio appunto della preghiera e della meditazione. Pensate che in questo eremo che si raggiunge dopo aver attraversato un sentiero per boschi dove non arrivano le auto, dove non arriva nulla, ma solo il cammino dei piedi sui ciotoli e i sassi che rendono impervio appunto il percorso che lo raggiunge, ci si arriva dopo aver camminato per circa 45 minuti e si arriva in questo luogo dove proprio nel 1274, di ritorno a piedi da Lione, quindi da una località lontanissima, si ritirò a riposare appunto Celestino V al secolo Pietro da Morrone, dopo appunto essersi ritirato e aver fondato quello che era il suo ordine, quello dei Celestini. E poi il fiato viene a mancare quando, spostandosi verso l'Aquila, si arriva a Bominaco, dove sorge l'oratorio di San Pellegrino, un'opera che è proprio di quel periodo, deve essere stato un periodo incredibile il 1200 in Abruzzo, una sorta di rinascimento per quest'area appenninica, tant'è vero che l'oratorio di San Pellegrino con i suoi affreschi proprio a Bominaco viene considerata la Cappella Sistina d'Abruzzo. E se è pur vero che stiamo parlando di 1200, stiamo parlando di contrapposizione tra potere spirituale e potere temporale, il potere dei papi e il potere politico, dei principi e degli imperatori. Questo è un luogo che chi ama il cinema
riuscirà a riconoscere, e non solo chi ama il cinema, anche chi ama la montagna e il paesaggio. E appunto il castello di Rocca Calascio, che ad esempio ci ritroviamo in alcuni frame di film come Il nome della rosa, oppure Lady Oak, che è una storia appunto di amore tra due innamorati maledetti, una che vive da falco il giorno e un altro che vive da lupo la notte senza mai incontrarsi. Eppure questa rocca, che sta invece a rappresentare il potere temporale su questo territorio, è una rocca che in realtà non serviva per fare la guardia e in vista della guerra, ma aveva una funzione molto più peculiare, specifica, e contraddistingue, è uno dei simboli dell'Abruzzo. Siamo vicino al Gran Sasso, siamo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e vicino alla valle del fiume Tirino. È una rocca che sta a guardia dei tratturi e delle transumanze, sta dunque a guardia della lana, cioè di quello che era il prodotto principe dell'economia di questi territori in quel periodo. Costruire un castello per proteggere la transumanza, una delle grandi tradizioni dell'Italia appenninica e contadina, che oggi sopravvive con molta difficoltà, in alcune zone è totalmente scomparsa. Cambia l'economia e cambiano anche le priorità dei territori. Eppure questa immagine bellissima resta a presidio di un mondo che appunto per tanti e per tanto tempo ha segnato prosperità e ha segnato ingegno e sviluppo. E però, a dimostrazione di come questo elemento contraddistingua l'anima di questi territori, come non ricordare le parole che il più celebre degli intellettuali abruzzesi, Gabriele D'Annunzio, in una poesia celeberrima intitolata I Pastori, dedicò appunto a questa memoria, a questa tradizione. Cosa diceva Gabriele D'Annunzio? Settembre andiamo, è tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi, i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che è verde come i pascoli dei monti. E poi continuava dicendo, e vanno per tratturo antico al piano, quasi per un erbal fiume silente sulle vestigia degli antichi padri. Ecco, fare un viaggio in quest'area d'Italia significa anche rimettere i piedi su antichi sentieri che hanno visto le genti movimentarsi per secoli, accompagnati dalle ombre degli animali che costituivano appunto il fulcro della vita pastorale e contadina che tanta tradizione e tanta cultura materiale ci ha lasciato. Però la bellezza di queste montagne è che ci permette anche di fare un salto nella contemporaneità, nella storia contemporanea. Qui dove siamo? È il Grand Hotel del Gran Sasso. Si sale al Gran Sasso, certo, per sciare e per godere della bellezza dei panorami, però noi siamo saliti al Gran Sasso anche per respirare un po' di storia del nostro tragico Novecento. Perché questa immagine di questa struttura in cemento armato, così ormai desunta, scorticata, segnata appunto dall'incuria e dall'abbandono? Perché proprio in questo hotel venne trattenuto per alcuni mesi dopo il suo arresto avvenuto il 25 luglio del 1943 Benito Mussolini, che proprio qui venne liberato dal capitano delle SS Otto Scorseni il 12 settembre del 1943, quando vennero a liberarlo per portarlo dal Führer, di cui era ormai diventato un burattino, e seguendo gli ordini del quale dovette poi creare quella Repubblica Fantoccio, appunto, della Germania nazista, che era la Repubblica Sociale Italiana. Ecco, salire su questi monti significa anche misurarsi con questi aspetti della storia italiana che sono un po' sospesi tra la realtà e la leggenda. La realtà è che appunto Mussolini è passato da qui. Ancora dentro queste mura si conserva intatto lo spazio in cui lui venne ospitato. Purtroppo non si può visitare una delle tante
porte chiuse della storia del nostro paese. E la leggenda qual è? Qua ricadiamo appunto un po' nel gossip inverosimile, e cioè che quella storia che vuole che Mussolini sia il padre di Bruno Vespa, proprio perché Bruno Vespa pare sia nato 9 mesi dopo la presenza di Mussolini in questo luogo, e pare che appunto la madre frequentasse il Grand Hotel del per lavoro, il Grand Hotel del Gran Sasso, proprio in quel periodo. È chiaramente una leggenda che Bruno Vespa smentì. Insista, ricorre anche facendo un breve excursus oltre una frontiera regionale che è qui vicina. Abbiamo messo il piede nell'Alto Lazio, siamo nella provincia di Rieti, siamo in un luogo in cui appunto si estende quella regione della provincia di Rieti che si chiama la Sabina. Siamo in provincia di Rieti e ci ritroviamo nella località di Antrodoco, dove, alzando il naso in alto, ancora sono evidenti le vestigia del passato più tragico della storia novecentesca italiana, e cioè quella del fascismo del ventennio, che qui, se si può vedere, prende le forme di una pineta che oggi è tutelata dalla regione Lazio, ma che porta ancora l'iscrizione Dux, e che fu proprio l'omaggio che queste popolazioni vollero fare al Duce negli anni 30 per ricambiare appunto la riconoscenza verso il suo affetto nutrito verso queste zone. Ecco, chiaramente è qualcosa che apre degli interrogativi, ma è comunque un angolo d'Italia inusuale che in pochi conoscono, e che comunque, a prescindere da quale sia il nostro giudizio su quell'epoca della storia italiana, vale comunque la pena visitare, proprio perché offre una rappresentazione del paesaggio che è del tutto appunto insolita. E ci avviamo alla conclusione, sempre gironzolando in quest'area che è la provincia di Rieti, e che in cui la civiltà appenninica mostra forse le espressioni più belle della sua dimensione urbanistica, cioè quella delle piazze. Le piazze di una civiltà comunale che qui proprio nel 200 iniziò a vedere il suo embrione, e la piazza della civiltà comunale si contraddistingue per un elemento che è quello da cui siamo partiti, la torre campanaria, che originariamente per le sue fattezze era una torre civile e stava appunto a rappresentare in questo spazio politico, urbano e sociale la relazione che a quei tempi intercorreva in maniera diretta, conflittuale, ma anche molto spesso simbiotica, tra il potere temporale e il potere spirituale, quello della presenza della Chiesa. D'altronde la piazza è il luogo in cui anche colui di cui abbiamo parlato precedentemente fece la culla del proprio consenso. La piazza però ritorna qui non come luogo appunto della memoria politica, o non solo come luogo della memoria politica, ma soprattutto come luogo della geografia architettonica del nostro paese, in particolar modo delle nostre aree appenniniche. E sacro e politico, laico e politico, sacro e profano, sono parecchie le dicotomie che potremmo costruire viaggiando nel cuore pulsante dell'Italia centrale, ferita più volte dai terremoti e dalla violenza della terra. Lo concludiamo in questo luogo di ritiro e in questo luogo di meditazione, ma anche in questo luogo di grande creazione, che è l'Abbazia di Farfa. Siamo sempre in Sabina, nell'Alto Lazio. L'Alto Lazio ha una continuità proprio geografica, ma anche turistica, all'interno del percorso che vi abbiamo voluto presentare oggi. L'Abbazia di Farfa chiude questo nostro viaggio proprio perché è un luogo del ritiro, è un luogo della meditazione, è anche un luogo dell'elaborazione e della cultura, una biblioteca enorme. E a fianco alla biblioteca, cioè a fianco al luogo in cui orare
pregare, ma pregare laicamente sui libri, quindi studiare, si aprono le officine dei monaci, dove escono le fragranze, i fragori dei loro liquori, dei loro prodotti cosmetici, dei loro mieli, delle loro conserve, dei loro prodotti dolciari. Ecco, questa è anche l'Italia centrale, il viaggio in Italia che noi abbiamo voluto presentarvi oggi. Quello sospeso tra la delizia del palato e il piacere della conoscenza. L'abbazia di Farfa li fonde in un unico luogo pieno di spiritualità, ma pieno anche di desiderio dei sensi. Questo desiderio dei sensi che va a spegnersi sull'Italia al tramonto, nella sua immagine più classica, quella di un borgo che si colora lentamente di colori pastello, di colori ocra, che vanno a colorare le pietre antiche delle sue mura e dei suoi luoghi, delle sue case, delle sue chiese. Qui siamo a Rocca Casale, siamo tornati in Abruzzo, ma quando questo viaggio è stato realizzato, subito questa immagine è stata elevata e promossa a cartolina di una realtà e di una parte appunto del nostro paese che merita assolutamente una visita, ma una visita che sia cammino all'interno del suo patrimonio culturale, all'interno delle storie che è in grado di raccontarci e soprattutto con la disposizione dell'animo più aperta a raccogliere la grande ricchezza che la stratificazione di secoli ci ha consegnato e che ci rende appunto pacificamente orgogliosi di farne parte. Grazie a tutti.